Ciao, questo sarà un video tag in risposta a quello di Nicole, ovvero KissMakeup01. Vi lascio poi qui il link sia al suo canale sia al suo video. Il titolo del tag è Vita segreta di uno YouTuber ed è composto da 11 domande. Cominciamo subito. Da quanto tempo sei su YouTube? Allora, io mi sono iscritta nel 2009, però ho cominciato a fare YouTube soltanto quest'anno alla fine di maggio. Poi, quando lascerai YouTube? Nel primo momento a questo non so rispondere perché nel primo momento non ho intenzione di chiudere il canale, quindi non saprei. Terza domanda: la cosa più bella di essere uno YouTuber? Allora, per me la cosa più bella è il fatto di poter condividere con altre persone le proprie idee e le proprie passioni. 4. La cosa più negativa è cosa fai per tirarti sul morale? Allora, premetto che ognuno è libero di dire le proprie opinioni, di dire quello che pensa. Però deve farlo sempre, secondo me, nel rispetto delle altre persone, perché alcuni commenti possono comunque cadere nel volgare e nell'offensivo, secondo me. Quindi bisognerebbe avere più rispetto anche per le altre persone. Poi, quante opzioni di anteprime prepari di solito? Di solito ne preparo tre, poi scelgo quello che mi piace di più. La tua cotta su YouTube. Allora, io non ho una cotta per un personaggio di YouTube o per un altro YouTuber. Io seguo appunto il canale di Nicole, come ho detto, poi seguo i miei cantanti preferiti o altri canali in cui si parla sia di make-up sia di libri. Poi seguo dei canali della pallavolo, quindi ad esempio Dragan Travizza, che è il palleggiatore della nazionale maschile italiana. Poi seguo ad esempio il canale Scacciamisto 5, sempre di pallavolo. Poi seguo volleyball.it, i volleyball mag, insomma altri del genere. Poi, chi c'è sulla tua wish list delle collaborazioni? Allora, per il momento non c'è nessuno, quindi si vedrà in futuro. Cosa indossi nella parte sotto? Allora, di solito si vede comunque la parte sopra. Adesso, per il momento, indosso dei semplici pantaloni della tuta. Poi, quanto tempo passa prima che premi il rec della videocamera? Di solito passa pochissimo tempo, pochi secondi. Poi, cosa ne pensi di YouTube e della community di YouTube? Allora, penso che sia uno strumento validissimo comunque per diffondere comunque delle idee e mettere in comunicazione il mondo. Certo, bisogna utilizzarlo in modo opportuno e non per mandare messaggi negativi. Qual è il tuo consiglio per un canale di successo? Allora, il mio non è un canale di successo per il momento, quindi non ho consigli da dare. Questo era tutto, spero che vi interessa. Ciao, alla prossima!